Con questo tutorial vediamo problemi risolubili con i monomi. Partiamo da questo primo esempio. Due rettangoli aventi la medesima base 3a hanno rispettivamente altezza 3b e 4 terzi b. Calcola la somma dei perimetri. Allora andiamo a calcolare il perimetro del primo rettangolo. Quindi il perimetro è dato da 2 che moltiplica 3a più 2 terzi b. Ossia ho fatto la somma del semiperimetro e poi ho moltiplicato per 2 ed ottengo... 6a più 4 terzi b. Faccio la stessa identica cosa per il secondo rettangolo, quindi l'altro perimetro che chiamerò 2π è dato da 2 che moltiplica 3a più 4 terzi b. Ed ottengo 6a più 8 terzi b. Siccome che mi viene chiesto la somma dei perimetri, vado a scrivere che la somma è data da 6a più 4 terzi B, più 6A, più 8 terzi B. Ed ottengo 6A più 6A, 12A. Poi ho 4 terzi B, più 8 terzi B, ottengo 12 terzi B, ma 12 diviso 3 fa 4. E allora vado a scrivere più 4B. Una piramide retta a base quadrata con lo spigolo di base uguale a 3a e l'altezza uguale a due terzi dello spigolo di base è appoggiata su un cubo che ha una faccia coincidente con la base della piramide. Trova l'area totale S della figura, trova il valore di S quando A è uguale a 2 cm. Allora sappiamo che lo spigolo di base di questa piramide è pari a 3a. Questo spigolo di base coinciderà poi con lo spigolo di questo cubo che è appoggiato sotto e vado ad indicare 3a in figura. Sappiamo inoltre che l'altezza della piramide, cioè questa, è pari a due terzi dello spigolo di base, cioè di 3a. Allora i due terzi di 3a è pari a 2a. Questo significa che la piramide avrà altezza pari a 2a. Noi dobbiamo andare a calcolare la superficie totale di questa figura, quindi dobbiamo andare a calcolare la superficie laterale della piramide e poi la superficie di questo cubo tranne questa base. Quindi vuol dire che dobbiamo andare a calcolare la faccia di un cubo e poi moltiplicarla per 5. Allora iniziamo a calcolare la superficie laterale della piramide. Ricordiamo che per calcolare la superficie laterale della piramide, e lo vado a indicare SL, è uguale il perimetro della piramide, perimetro di base, per l'apotema, tutto quanto diviso 2. L'apotema è questo qui, quindi adesso dobbiamo andare a calcolare l'apotema di questa piramide. Allora noi sappiamo che l'altezza è pari a 2a. Questo pezzettino non è nient'altro che la metà dello spigolo di base, ossia è pari a 3 mezzi a, e lo vado a indicare. A questo punto per andare a calcolare l'apotema, cioè questo, sarà sufficiente utilizzare il teorema di Pitagora. Allora l'apotema sarà pari a cateto al quadrato, ossia 3 mezzi a al quadrato più l'altro cateto al quadrato 2a al quadrato, tutto quanto sotto radice. Ed ottengo 9 quarti a alla seconda più 4a alla seconda, tutto quanto sotto radice. Ora, 9 quarti a quadro più 4 a quadro è pari a 25 quarti a alla seconda, tutto quanto sotto radice. E a questo punto possiamo andare a scrivere che l'apotema è pari a 5 mezzi a. E lo vado a indicare in figura. Quindi è questo qui. 5 mezzi a. A questo punto posso andare a calcolare la superficie laterale della piramide. Allora la superficie laterale sarà data da perimetro di base 3, 6, 9, 12. E quindi scrivo 12a per apotema 5 mezzi a tutto quanto diviso 2. Ora 2 per 2 fa 4, quindi faccio 12 diviso 4 che è 3. Vado a semplificare, quindi 2 e 2. E qui tolgo il 12, quindi 12 diviso 4 è 3. Ed ottengo una superficie laterale pari a 15a alla seconda. A questo punto passa al cubo e vado a calcolare l'area di una faccia del cubo. E quindi faccio 3a per 3a ed ottengo 9a alla seconda. Siccome che devo andare a calcolare 5 facce perché questa è coperta dalla piramide, allora la superficie del cubo sarà pari alla superficie di una faccia 9a alla seconda per il numero delle facce e sono 5 ed ottengo 45a alla seconda. Allora la superficie totale di questa figura sarà data da 15a alla seconda più 45a alla seconda ed ottengo 60a alla seconda. A questo punto vado a vedere il punto 2. Mi viene chiesta la superficie quando a vale 2 cm, quindi al posto di a vado a sostituire 2, quindi 2 alla seconda fa 4 e devo andare a moltiplicare 60 per 4. E allora la superficie totale quando a è uguale a 2 è pari a 240 cm2. In figura è rappresentata una semicirconferenza di raggio A sul cui diametro si appoggiano gli estremi di tre semicirconferenze uguali. Scrivi il monomio che esprime la lunghezza dell'intera curva. Possiamo osservare che la semicirconferenza grande ha raggio A, mentre queste tre semicirconferenze hanno raggio che è pari a un terzo del raggio grande. Allora noi dobbiamo andare a scrivere il monomio che esprime la lunghezza dell'intera curva. Allora dobbiamo andare a calcolare la lunghezza di questa semicirconferenza e la lunghezza di queste tre semicirconferenze. Per la semicirconferenza grande vado a scrivere subito la lunghezza. Siccome che la lunghezza di una circonferenza è 2π per il raggio, per la semicirconferenza andrò a scrivere π per il raggio. Il raggio è proprio A e quindi vado a scrivere pi greco A. Poi più 3 che moltiplica, vado a scrivere 3 perché ho 3 semicirconferenze pi greco per il raggio. Il raggio in questo caso è pari a un terzo del raggio grande, quindi per un terzo A. Posso andare a semplificare questo 3 con questo 3 ed ottenere pi greco a più pi greco a e quindi la lunghezza dell'intera curva è pari a 2 pi greco a le tre semicirconferenze in figura hanno ciascuna il raggio doppio della semicirconferenza che la precede la prima semicirconferenza ha raggio r qual è il monomio che corrisponde alla lunghezza del segmento ab iniziamo da questo punto allora se questo raggio è pari a r allora quest'altro raggio dovrà essere pari a 2r e lo vado a indicare in figura, e quest'altro raggio, visto che deve essere il doppio del raggio della circonferenza che la precede, sarà pari a 4R. A questo punto possiamo andare a scrivere la lunghezza del segmento AB, perché è R più 2R più 4R, tutto quanto per 2, visto che devo andare a considerare anche questi pezzettini. E allora vado a scrivere che AB è pari a 2 che moltiplica R più 2. 2R più 4R ed ottengo 4, 5, 6 più 1 fa 7, per 2 fa 14, quindi AB è lungo 14R. Vediamo ora il punto 2, scrivi il monomio che esprime la lunghezza della curva formata dalle tre semicirconferenze, cioè questa curva qui, 1, 2 e 3. Allora, devo andare a calcolare la lunghezza di questa semicirconferenza, di questa semicirconferenza e di quest'altra semicirconferenza. E allora vado a scrivere π r, che è la lunghezza di questa prima semicirconferenza, più π per 2 r, che è la lunghezza di questa seconda semicirconferenza, e poi più pi greco per 4r, che è la lunghezza di questa terza semicirconferenza, ed ottengo 7 pi greco r. Vediamo ora il punto 3. Scrivi il monomio corrispondente all'area racchiusa dalle tre curve. Allora devo andare a calcolare l'area di questa semicirconferenza, di questa semicirconferenza e di quest'altra semicirconferenza. E allora vado a scrivere pi greco per raggio al quadrato tutto quanto diviso 2 perché devo andare a calcolare la semicirconferenza e questo vale per la prima semicirconferenza, più π pi per 2r al quadrato diviso 2 e questo vale per la seconda semicirconferenza e poi più π pi che moltiplica 4r al quadrato, tutto quanto diviso 2 e questo vale per la terza semicirconferenza. A conti fatti ottengo che l'area totale è pari a 21 mezzi pi greco r quadro. In a giorni 16 operai costruiscono un prefabbricato, in quanti giorni farebbero lo stesso lavoro 12 operai? Qui potrei fare questo ragionamento e dire che 16 operai ci mettono a giorni per costruire questo prefabbricato. Lo stesso prefabbricato sarà costruito da 12 operai in x giorni che devo andare a conoscere, però il lavoro che deve essere realizzato deve essere lo stesso. Allora posso andare a scrivere che 16 operai per il loro tempo di lavoro, cioè a giorni, deve essere uguale a 12 operai per il loro tempo di lavoro che è x. A questo punto posso andare a scrivere che 12x è uguale a 16a. Dividendo ambo i membri per 12 ottengo che x è uguale a 16 dodicesimi a, cioè x uguale a 4 terzi di a. Quindi vuol dire che se questo prefabbricato fosse realizzato da 12 operai il tempo sarebbe pari a 4 terzi di a. Osservo infine che il tempo 4 terzi a è maggiore di A, questo perché per la realizzazione di questo prefabbricato avremmo impiegato solo 12 operai al posto di 16 operai, quindi avrei bisogno di più tempo. Abbiamo tre spese, la prima di euro C, la seconda pari al triplo della prima aumentata di 2 terzi c la terza pari al doppio della somma delle prime due. Quanto si è speso in tutto? A quanti euro ammonta la spesa se C vale 1000? Allora, vediamo il punto 1. Abbiamo queste tre spese che dobbiamo sommare. Allora, la prima spesa è di euro C, poi sappiamo che la seconda è pari al triplo della prima aumentata di due terzi C. E quindi vado a scrivere più il triplo della prima che è C aumentata di due terzi C. E poi abbiamo la terza, quindi scrivo più la terza che è pari al doppio della somma delle prime due e quindi dobbiamo scrivere 2 che moltiplica la somma di questa con questa e quindi vado a scrivere c più 3 che moltiplica c più 2 terzi c a questo punto vado a fare un po di conti ed ottengo c più 3c più questo 3 con questo 3 si semplifica e quindi mi resta 2C. Poi più 2 che moltiplica C, più 3C, più 2C. A questo punto ho 3, 4, 5 più 1 fa 6C. Più 2 che moltiplica 3, 4, 5 più 1 fa 6C. Ora, 2 per 6 fa 12, 12 più 6 fa 18c e quindi questa è la spesa complessiva. Adesso vediamo il punto 2. Se c vale 1000 allora la spesa complessiva sarà pari a 18 per 1000 e quindi vado a scrivere che la spesa sarà pari a 18 per 1000, ossia 18.000 euro. Il nonno ha lasciato in eredità una somma S divisa fra quattro nipoti. Aldo riceve euro 20A, Baldo il doppio di Aldo, Carlo invece la semisomma di quanto hanno avuto gli altri due fratelli. Calcola quanto riceverà Donato. Allora andiamo a vedere che Aldo ha ricevuto una somma pari a euro 20A, mentre Baldo ha ricevuto una somma pari a quella del doppio di Aldo, quindi il doppio di 20a, ossia 40a. Mentre Carlo riceve la semisomma di quanto hanno avuto gli altri due fratelli, quindi vuol dire che devo fare 20a più 40a, tutto quanto diviso 2. E allora vado a scrivere che Carlo ha ricevuto euro, quindi 20a più 40a fa 60a, diviso 2 fa 30a. A questo punto noi dobbiamo andare a capire quanto ha ricevuto Donato. Allora, Donato avrà ricevuto quello che resta tra la somma iniziale e la somma di quello che è stato dato agli altri tre fratelli, ossia S, cioè la somma iniziale, meno 20a, meno 40a, Meno 30A, ossia donato riceve una somma pari a S meno 90A. Un'automobile percorre il tragitto fra due città in a ore alla velocità media di 70 km/h. Quanto impiega percorrere lo stesso tragitto alla velocità media di 50 km/h? Innanzitutto dobbiamo ricordare la relazione che lo spazio è dato dalla velocità. Per il tempo, dove la velocità è misurata in chilometri orari, il tempo in ore e avrò lo spazio in chilometri. Allora io so che per andare da una città A ad una città B ho impiegato a ore ad una velocità V pari a 70 km orari. Avendo a questo punto il tempo, a ore e la velocità 70 km orari utilizzando questa formula posso calcolare lo spazio che c'è tra le due città e allora vado a scrivere che lo spazio sarà pari alla velocità, cioè 70, per il tempo a, e quindi ottengo 70 a chilometri, quindi ho lo spazio. Tra le due città. Ora lo stesso spazio viene percorso ad una velocità di 50 km orari e voglio andare a calcolare il tempo che viene impiegato. Da questa formula posso ricavare la formula inversa per il tempo, ossia, il tempo è dato dallo spazio fratto la velocità ora. Lo spazio è pari a 70 km e quindi vado a scrivere 70A fratto la velocità, che è 50 km orari, quindi fratto 50, ed ottengo un tempo pari a 7 quinti a ore. È dato il parallelepipedo rettangolo in figura. Scrivi il monomio che ne esprime il volume. Allora, posso osservare che questo spigolo è lungo un terzo B, mentre quest'altro spigolo è lungo A. Osservo poi che questo spigolo... È la metà di quest'altro spigolo. Ora, siccome che questo è lungo A, quest'altro spigolo sarà lungo a mezzi e lo rappresento in figura. A questo punto vado a scrivere il volume di questo parallelepipedo che è dato dall'area di base per l'altezza. L'area di base basta fare A per un terzo B per l'altezza, cioè questa, e quindi vado a scrivere per a mezzi ed ottengo un sesto. A alla seconda B. Dato il triangolo in figura, se la sua area è il monomio mezzo BH, quale monomio rappresenta l'area della parte colorata, cioè questa qui. Osservo che questo triangolo è costituito da rombi. Esattamente, ci sono 12 rombi e mezzo. Li possiamo contare: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 e mezzo. Quindi posso scrivere che 12 rombi e mezzo, rombi hanno area pari a un mezzo bH. 12,5 lo posso scrivere come numero fratto, cioè 25 mezzi rombi. È uguale a un mezzo bH. Moltiplico ambo i membri per due venticinquesimi ed ottengo che un rombo a area pari a un mezzo bh per 2 fratto 25. Ora posso andare a semplificare questo 2 con questo 2 e dire che un rombo ha area pari a b per h diviso 25. Siccome che la parte colorata questa è costituita da 1, 2, 3, 4 e 5 rombi, posso dire che l'area della parte colorata è data da 5 per un venticinquesimo B per H, ossia un quinto BH. E con questo esempio termino questo tutorial su problemi risolubili attraverso l'uso di monomi.